E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Beer Pub, mangi, bevi e ti diverti. A Torricella Verzate, in via Emilia 2. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Un dirigente scolastico ha convocato in aula Magni e Maturandi per un momento di preghiera, durante il quale sono state benedette le penne biro che verranno usate per l'esame. È successo ad Aversa, in provincia di Caserta. Cosa ne pensa? Fatto bene questo preside oppure no? Beh, cioè siamo arrivati ormai allo stremo, nel senso che benedire addirittura le penne, più che altro io direi intanto in bocca al lupo ai maturandi, che non si sa mai. Mi unisco all'in bocca al lupo. Ecco, poi per il resto, come si suol dire, come dice qualcuno, che Dio ce la mandi buona, anche senza benedizione. Diciamo che è più nella testa di chi ha studiato per fare la maturità. Qualcuno ha fatto notare che comunque non era obbligatorio per i ragazzi presentarsi presso l'aula magna e che non c'è niente di male, no? Pur rimanendo una scuola laica è un gesto che può essere fatto. Se tu fossi genitore e tuo figlio venisse convocato in aula magna per la benedizione, li consiglieresti di andare oppure diresti no, forse meglio di no? Premesso che io sono molto credente, quindi sabato e domenica, sabato no, ma domenica messa tutti i giorni. Direi che sì, cioè, comunque sia la scuola ti insegna un domani a come si fa, si entra nel mondo del lavoro. Quindi gli avresti consigliato di presentarsi a far benedire le penne? Beh, adesso far benedire le penne mi sembra un po' estremo, però a scuola comunque ci si va. Guarda, una cosa da mettere in soda è che io non lo so, non ho idea, non avrei idea. Qualcuno dice che bisognerebbe conservare la laicità anche all'interno delle scuole, che quindi benedire le penne non è proprio laico. Non ho mai sentito un preside che, non lo so. Cosa è successo ipoteticamente a suo figlio? Cosa avrebbe fatto? Gli avrebbe consigliato di presentarsi e per far benedire la propria penna, oppure avrebbe detto no, forse un po' troppo esagerato e non è la scuola il luogo in cui si devono svolgere questo tipo di cerimonie, chiamiamole così? Ma no, l'avrei fatto, non mi sembra una cosa innocua, non mi sembra una cosa che faccia né bene né male. Sarei stato gioco. Quindi questa polemica che si è venuta a creare secondo lei è esagerata, non ha ragione di esistere? Sì, non fa né bene né male, come... non so se mi sono spiegato. È un po' esagerato, no? Perché cioè, a scuola secondo me non si fanno queste cose, ma si fanno in chiesa. La tua penna? Pensi che sia fortunato o ha bisogno di una benedizione? No, secondo me è già fortunata. Non ha bisogno di benedizione? Non ha bisogno.